quante emozioni fatte di canzoni. Ciao, buonasera, buongiorno Paola. Siamo arrivati alla domenica, sì. Siamo arrivati alla domenica, la prima domenica della nuova serie edizione di Ritornelli, della nuova edizione di Ritornelli. Siamo veramente felicissimi, mi hanno detto le nostre televisioni, mi hanno già detto che ci sono già state tante richieste, tante cose. Tra l'altro devo dire che ci hanno mandato anche parecchie mail. Vero. Momentaneamente al nostro, al mio, alla mia mail o alla mail di Paola, lucianonelli@lucianonelli.it, oppure Paola @paolabelloni.it, facilissimi anche da ricordare. E allora, abbiamo già ricevuto tanti complimenti, quindi non ci resta altro che andare avanti alla grande. Sì, andare dalla fine del mondo. Questa è una bellissima canzone, è una bellissima canzone che tra l'altro esegue la grande orchestra del maestro Franco Bagutti, per voi. Dalla gente col sangue ha pagato la sua libertà, alle mani di un uomo venuto da molto lontano, sanno dare il perdono anche a chi pregare non. La Mina non poteva mancare in questa, in questa nuova edizione di Ritornelli, con questa sua speciale, diciamo, dedizione al fado. Vero, e allora, Amina, la casa in via del campo. C'è sempre
casa in via del campo, dove dolce andava il tempo, dove il riso amato e tante volte pianto. Si scalavano le ore, qualche volta in fondo al cuore rimaneva un'ombra triste, un rimpianto. Nostalgia di non poter guardare il sole nella casa in via del campo. Di trasporti per coloro che sono morti con le insegne bianco e oro al terzo piano, dove sono e tende a fiori con lampade di colori, i capelli di Maria, le sue mani. Si direbbe ormai finito tutto quanto nella casa in via del campo. Un dischiudersi di porte, vaghe note di chitarra, cose morte. Ho cercato a lungo invano quella luce al terzo piano, quella donna che sapeva anche amare. E non ho detto ormai finito tutto quanto nella casa in via del campo. Tutta quanta a riposare, ora che non si potrà mai più cantare. Io l'ho detto a Maria, vieni a bere, vecchia mia, un bicchiere per poter dimenticare. Tanto vedi, è finito tutto quanto nella casa in via del campo. Tanto vedi, è finito tutto quanto nella casa in via del campo. E andiamo a intervistare l'artista di oggi. Vai così, intervistiamo. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, con Cristiano Chesi e Mirko Malatesti. Grande, mi è piaciuta questa settimana passata insieme a voi e soprattutto mi piacciono queste interviste fatte in giro, così i miei inviati speciali. Ma noi non vi lasceremo mai quest'anno. Ah no, tutto il ciclo. Poi mi immagino quando andrete sulla neve a sciare, lì chiappate, Gustavo Tony, prenderemo di tutto. Di tutto. Scusate però, a parte gli scherzi, vi siete scelti perché? In che senso? Ci siete scelti a livello artistico. Quali sono le caratteristiche che ti sono piaciute in Mirko e quali sono invece quelle che... Devo dire una cosa, allora fondamentalmente per fare cose bene sul palco bisogna stare bene fuori dal palco, okay? Divertirsi quando si va a giro, ridere quando si va a cercare le serate, a parlare con la gente, bisogna stare bene a 360 gradi e quello che io faccio con Mirko è comunque una sorta di scampagnata ogni volta che usciamo. A prescindere, alzando la manina, deve dire questo qualcosa. Per lui, io sto bene quando lui è a casa sua, io sto a casa mia. Cioè, no, pensavo che foste amici di merende. Di colazione magari. Quindi no, il binomio artistico secondo me viene dopo il binomio mano, quello è vero, altrimenti la collaborazione. Alla grande, ragazzi, grazie di essere stati con noi in questa settimana, sicuramente poi sarete con noi
tutto il periodo, certo, perché certo, con le vostre interviste. Certo. Quindi questa settimana è servita un po' anche per dare così, per presentare dal vivo, no, e non in giro, certo, certo, dal vivo proprio Cristiano Chesi e Mirko Malatesti. Bene. Grazie, bel applauso. Bravi, ciao. Ragazzi. Ciao ragazzi, ci vediamo fra poco, tanto siete là. Andate a fare gli inviati, su a fare gli inviati. L'inviato speciale sarebbe Cristiano, insieme, sì, sono due tra l'altro, Cristiano con e Mirko, che fanno delle interviste in giro, e quindi andiamo a vedere l'inviato speciale che sarebbe poi in viaggio. Attenti a quei due, dico io. Sì, qualcosa del genere. Fatti, 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 da domani, da domani. Ciao Luciano! Oggi siamo sempre a Siena, tu sapessi cosa c'è successo oggi, una scena, allora si era fermato due signore per fare un'intervista, no? Ma un'intervista innocua, quando io ho domandato a una di loro, signora, dice, come va? Dice, guarda, mi dice, giovane, va malissimo, è morto mio marito da poco, non ti puoi neanche immaginare come sto. Sì, io ho preso un po' dai rimorso, ma porca miseria, ho fatto una domanda così. Allora gli ho detto alla signora che era insieme a lei, lei invece signora tutto a posto con il suo marito? Sì, sì, dice, guardi, non si preoccupi, anzi, facendogli le corna va anche tutto a posto. E risponde stata signora, gli fa, ma dice, guarda, che se era per quello allora mio marito era vivo e vegeto, eh. Ma ci pensi, e siamo ciucchi di nulla. Ciao Luciano! Fatti, 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 da domani, da domani. Una bella canzone, capita molto spesso di andare a ballare e magari trovare una bella signora, una bella donna e di innamorarsi, o lo stesso vale per la, certo, signora che trova magari un bell'uomo e che balla bene, no, che in questo caso non sono assolutamente io, perché io ma magari potrei anche piacere, ma ballare proprio zero. Vabbè, avrei quindi altre armi di conquista. No, perché io, cioè, a me mi piace il ballo della mattonella, cioè quello, sai, Unshine Melody, ecco, roba così. E quindi, vabbè, comunque innamorarsi ballando Pietro Galassi. Galassi. Che infligge amore senza esitare, me lo hai fatto capire. Innamorarsi ballando, restare stretti, abbracciati, e la mente sta già volando. Innamorarsi ballando, sfiorar la pelle, sentire che il cuore sta già impazzendo. Immaginarsi che intorno a noi non ci sia più nessuno, fare l'amore con la tua pelle e sul soffitto la luna e le stelle. Innamorarsi ballando, restare stretti, abbracciati, e la mente sta già volando. Innamorarsi ballando, fiorar la pelle, sentire
cuore sta già impazzendo. Le vacanze alternative, ormai sì. Veramente loro volevano andare al mare, poi dopo ci sono andati, il mare è finito e adesso di nostalgia di mare, ricordi, ecco. Di ritornelli, arrivano Ovan Lambertini e Gianni Drudi, vacanze alternative. Che coppia. Cavalco la mia anima come se fosse il mare, niente più aerei né comitive, da quest'anno vacanze alternative. Na 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 na, ma quale Giamaica, ma quali Maldive, in città le vacanze alternative. Quando stiamo immobili, distesi sopra i prati, sognando un futuro di viaggi organizzati. Ogni volta che guardo una cartolina, chiudo gli occhi e quella spiaggia è più vicina. Prendo il mio surf sull'onda cerebrale, cavalco la mia anima come se fosse il mare. Niente più aerei né comitive, da quest'anno vacanze alternative. Sole mi soffrigge come un pollo allo schiena. Ritorna l'aeroplano, ma non torna la speranza. Almeno lei è rimasta, sì. È rimasta in vacanza. Na-na-na, niente più aerei né comitive. Da quest'anno vacanze alternative. Na-na-na-na, ma quale Giamaica, ma quali Maldive. In città. È domenica, io vi saluto e vi do appuntamento sicuramente a domani con questa canzone straordinaria. Goodbye my love, goodbye. Goodbye. Un grande successo, anche questa inclusa nel mio ultimo album. Don't cry on my heart.
as long as you remember me, I'll never be too far. Addio amore mio, arrivederci addio, so hold me in your dreams till I come back. Skies above, they'll shine wherever I may roam. I will play every lonely night that soon. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye and au revoir. As long as you remember me, I'll never be too far. Addio, amore mio. Arrivederci, addio. So hold me in your dreams till I come back to you. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye and au revoir. As long as you remember me. Vi salutiamo, siamo arrivati alla fine anche di questa bella domenica. E oggi però, Luciano, abbiamo per il nostro angolino dedicato alle, appunto, ai saluti, alle dediche, ai compleanni, tantissimi auguri al nonno Ivo di Grosseto da tutti gli amici. Ma sai quanti anni compie? Ben 90. Ah, auguri nonno, accidenti. Ivo, ti aspettiamo qua con noi per intervistarti. Ti aspettiamo per intervistarti e magari, che ne so, se hai voglia di venirci a trovare... A Grosseto, tra l'altro, sì. Siamo stati anche poco tempo fa, infatti, una bella serata. Ci siamo conosciuti là. Ti posso dare però un consiglio? Fatti preparare la torta da qualcun altro, non ti conviene che te la faccia io con le mie manine. Auguri nonno, ciao! Perché la Paola è molto più brava con la bocca che con le mani, cioè lei magari la mangia. A mangiarmi dolci che non a farli. Ciao nonno Ivo! Ti salutiamo, auguri. Ciao a domani, ciao nonno Ivo! No. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.